Zonte Catania, Nuoto Catania, Lasur Basket, Scuola Calcio Ragazzini Generali, Rommi Volley ed Elephants Catania hanno risposto tutti all'appuntamento di solidarietà dell'Amatori Catania di Rugby che li ha radunati questa mattina in Piazza Umberto per raccogliere giocattoli da donare ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali Policlinico Garibaldi e Cannizzaro di Catania. Insieme a Massimiliano Vinti, organizzatore dell'evento, oltre che componente dell'Amatori, era presente una folta rappresentanza degli sportivi appartenenti alle squadre chiamate ad intervenire. Un evento cui non è voluto mancare anche il sindaco Raffaele Stancanelli. Con l'Epifania, come è notorio, finiscono tutte le festività natalizie. Il fatto che tante associazioni sportive l'abbiano voluto dedicare alla solidarietà nei confronti dei bambini ospedalizzati è un fatto assolutamente positivo, che fra l'altro fa da giusta cornice a tutte le festività natalizie che noi come Comune di Catania abbiamo voluto dedicare alla solidarietà. Lo sport è anche solidarietà, oggi voi date una dimostrazione, qual è il messaggio che volete che arrivi? Allora sì, diciamo che tutto è stato organizzato in 2 settimane, ce la siamo pensata insieme all'Amatori di cui faccio parte, Massimo Zuccarelli e l'Etoile, di organizzare questo, dare un sorriso ai bambini meno fortunati di noi, anche perché per questo periodo di crisi che stiamo vivendo dobbiamo aiutare per forza qualcuno. Sai, abbiamo coinvolto tante squadre, come puoi vedere c'è la Nuoto Catania, l'Orizzonte Catania, la Lazur Basket, diciamo un po' del basket catanese storico, le abbiamo invitati e ora guarda, l'unica cosa che non ci sta aiutando è il tempo, però la gente sta venendo lo stesso, sta portando dei giocattoli nuovi e usati. I nuovi andranno agli ospedali Policlinico Vittorio Emanuele e Garibaldi, quelli usati invece alle varie associazioni di cui la Caritas, l'associazione Librino, diciamo cerchiamo di dare un sorriso a tutti. Lo sport insomma come strumento di solidarietà, portatore di valori sani, come dice del resto il vecchio detto, mens sana in corpore sano. Un appello che i bambini, meglio che fanno lo sport, che fanno altre cose, che studiano, che vengono in piscina, in campo di calcio, campo di basket, che stare sulla strada. Questo è il messaggio che io lo posso dare come un pallonotista e un atleta da più di 20 anni. Siamo venuti qui a rappresentare il Aveno San Orizzonte, diciamo che è un evento importante, infatti noi diciamo che veniamo a quasi tutti gli eventi perché è giusto sponsorizzare questi eventi di solidarietà. Ci dispiace comunque di non essere tutti quanti perché alcune ragazze sono in nazionale, altre sono tornate a casa, perché sennò saremmo stati tutte quante, perché è importante riuscire ad essere a questi eventi.